Dio. Amen. E il Signore non è che ha chiamato i professionisti. Amen. Ha detto ai suoi figli: voi siete le mie sentinelle. Alleluia. Affinché voi avvisiate il popolo. Alleluia. Perché se voi non lo fate, io domanderò il sangue nelle vostre mani. Per ogni anima che si perde, Dio ci chiederà conto. E noi dobbiamo sentirci responsabili, perché i tempi si stringono. Gesù sta per tornare e noi siamo in dovere ad avvisare, perché loro si ravvedono e si convertono a Cristo. Grazie Signore, vogliamo aprire questa riunione di adorazione al tuo nome, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. A te rendiamo lode e gloria, Signore. Per noi è una gioia, un privilegio che ci hai chiamato dalla confusione di questo mondo, ci hai lavato, ci hai fatto tuoi figli, Signore, hai scritto il nostro nome nel libro della vita. E per noi è un onore, Signore, in mezzo a miliardi di persone, tu ci hai chiamato per portare l'Evangelo, per trasmettere quello che tu hai fatto dentro di noi, il cambio e la trasformazione. E adesso ti chiediamo, Spirito Santo, che ci usi, perché in questo culto ci sia il tuo potere, la tua mano potente stessa, come sei stato ieri, come sei stato oggi, sarai ancora questo pomeriggio con noi. Ti preghiamo per quanti ci stanno ascoltando, Padre, quelle famiglie che forse ieri non siamo riusciti a pregare per tutti, ma le presentiamo davanti al trono della tua grazia. Abbi pietà e misericordia se hanno commesso dei peccati. Sanali, liberi, Padre. Tu sai che ci sono persone che con le lacrime agli occhi ci hanno chiesto di pregare, e noi sappiamo che la preghiera ha potere e muove il tuo braccio. Signore, sanali, risolvi i problemi, liberi da ogni oppressione di sangue. Metti pace, gioia dentro il loro cuore, nelle loro famiglie. Signore, mentre ascoltano la tua parola, sia noi che loro, trasforma e guarisci il loro cuore ferito, Padre. Usa, Signore, la nostra voce, questa adorazione, usa ogni cosa che viene fatta in questa chiesa, perché lo Spirito Santo ci usi, ci prende nelle sue mani e ci usi per essere strumenti di benedizione in questo giorno. Ti adoriamo, ti benediciamo e ti chiediamo ogni cosa nel nome di Gesù il Signore. Il popolo di Dio dice Amen. Prima che oggi passo ancora, volevo farvi partecipi di alcuni punti. Prendo un minuto che descrive un po' come dovrebbe essere fatta l'adorazione al Signore. Parlano proprio di innalzare e adorare il Signore. E dunque approfitto per mettere gli occhiali per leggervi alcuni salmi. Il Salmo 65:1 dice: a te, oh Dio, nel raccoglimento sale la lode in Sio. Si troveranno in mezzo a lei inni di lode e melodie di canti. Ecco quello che stiamo per fare adesso. Un altro salmo, il Salmo 149:1 dice: alleluia, vuol dire lode al Signore. Cantate all'Eterno un nuovo canto, cantate la sua lode nell'assemblea dei fedeli. E siamo assieme nell'assemblea dei santi. Dio ha stabilito la sua benedizione. Un altro salmo dice così, Salmo 147:1: lodate l'Eterno perché è cosa buona salmeggiare al nostro Dio, perché è cosa dolce e la lode è convenevole. Non vi capite che veniamo a volte tutti pieni di amarezze, pieni di problemi, di scoraggiamento, e ascoltiamo l'inno, è come se il Signore mette il miele sulla ferita. Alleluia.
preoccupazioni, passano gli scoraggiamenti, perché la parola di Dio è una medicina che sana, la lode è dolce, è convenevole al Signore. Quando io vi dico cantate, cantate, ho voluto dirvi queste cose, perché adesso il cuore è schierato per cantare, ma voi lì dovete cantare per voi, loro danno il via, ma non vuol dire che gli altri sono muti. Se il Signore vi ha dato la bocca, usatela, non per fare cose che a volte disonore il Signore, ma cose che innalzano il Signore. L'ultimo punto, e poi passa il coro, così questi versi, dice così Colossesi 3,16: la parola di Cristo abiti in voi doviziosamente, ammaestrandovi ed ammonendovi gli uni e gli altri con ogni sapienza, cantando di cuore a Dio sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali. Alleluia, gloria a Dio. E questo è lo spirito che il Signore vuole dei suoi figli. Se hai delle paure, cacciala nel nome di Gesù. Se hai uno spirito di tristezza, cacciala nel nome di Gesù. Dove è presente la presenza di Dio, non ci devono stare questi spiritacci che vi disturbano. Usate l'autorità nel nome di Gesù, fuori! E tu ti senti libero per adorare, per cantare. Ti rilassi alla presenza di Dio, ti rilassi meglio del divano di casa tua, perché qui ricevi la parola che ti rilassa. Dolce. Adesso passiamo a queste adorazioni del cuore. Alleluia, il Signore sia lodato sempre. Come dice il Signore, oggi è del giorno consacrato, il giorno del Signore, il giorno che Lui si è riposato dopo che ha lavorato 6 giorni per fare il cielo e la terra. Lui si è riposato al 7° giorno e noi credenti figli di Dio dobbiamo essere qui tutti uniti nello Spirito per lodare al nostro Dio e riconoscere da dove ci ha tirato fuori, che eravamo noi prima di conoscere il Signore. E questo è il momento, il giorno consacrato per il Signore. Dobbiamo lasciare tutte le nostre cose e venire a ringraziare, a salmeggiare il nostro Dio, perché il Signore è un fuoco divoratore, è un nostro Dio, un Dio geloso, e Lui non condivide la sua gloria nel suo amore solo con i suoi figli. Alleluia. Prima di cominciare ad adorare il Signore, però visto che siamo stati collegati con l'Spirito, con il Pastore Natale, perché questo versetto lo avevo già preparato per dare al popolo di Dio. Colossesi 3,16. Leggiamolo nuovamente. Gloria al Signore. La parola di Cristo abiti in voi abbondantemente. Istruitevi ed esortatevi gli uni gli altri con ogni sapienza, cantate di cuore a Dio sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali. Alleluia. Qualunque cosa facciate, in parole o in opere, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, ringraziando Dio Padre per mezzo di Lui. E questa è la parola di Dio, fratelli. Alleluia. Cominciamo a lodare il Signore con l'inno 474. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia.
di Dio. Guarda!
Alleluia. Thank you.
fratello e la sorella che vuole venire a pregare, una salma preghiera del Signore, a ringraziarlo per ogni bene, anche per le prove. Signore,
Contra el
futuro, Signore. Va, Signore, alla deriva, cammina, Signore, alla deriva. È il pericolo, Signore, camminare. Noi dobbiamo guardare a te, come dice in questa adorazione, Signore. Guardare a te, Signore. Anche nel momento più difficile della nostra vita, attraversiamo, perché questa è la vita di un credente. Non è facile la vita di un credente, ma abbiamo il do e chi confidare ogni giorno, ogni istante della nostra vita. La nostra fede deve essere sulla roccia che è Cristo Gesù. Anche se attraversiamo il fiume non saremo sommersi, dice la sua parola. Anche se andiamo contro il fuoco, anche saremo bruciati, dice il Signore. Questo, fratelli e sorelle, abbiamo fiducia nel Signore, perché è il nostro Dio. Non dobbiamo temere nessuna circostanza, noi non dobbiamo temere, dobbiamo essere fiduciosi nel Signore Gesù. Grazie, Signore, grazie delle tue promesse, grazie della tua parola, Signore, che è una lampada ai nostri piedi, Signore, è una luce nel nostro sentiero, Signore Gesù. Grazie, Padre eterno, e in Cristo Gesù. Amen. Amen. Alleluia, sedetevi pure.